Ciao amici e bentornati nel canale. In questo video vorrei condividervi una notizia che ho appena letto e ho ritenuto molto interessante, specialmente per gli amanti della bicicletta, ma non solo. Ma prima di partire con il video ti ricordo di iscriverti al canale. Un gesto per te gratuito, ma per me molto importante perché mi dà la possibilità di portare sempre nuovi video che sono utili a te. Ti ringrazio per questo. Comunque, tornando a noi, il Comune di Trento ha attivato in città 7 nuovi ciclobox per il rimessaggio delle biciclette in sicurezza. Sono questi qua che vedete nella foto. Sono dei box dove all'interno si può parcheggiare la bicicletta. Ce ne sono 7 dislocati in punti strategici della città di Trento. Per esempio vicino a parcheggi di attestamento, percorsi ciclabili o anche punti di scambio tipo tra bicicletta e treno. Ho voluto condividere questa notizia perché secondo me può andare a risolvere il problema del furto della bicicletta, perché anch'io in prima persona sono un utilizzatore della bicicletta per spostarmi, però il problema è proprio la paura di non ritrovarla più a ritorno. Naturalmente questi ciclobox possono contenere fino a 152 biciclette e la bella cosa è che sono coperti, come potete vedere, per cui la vostra bicicletta non prenderà mai la pioggia. Sono video sorvegliati, ma soprattutto se ad esempio entriamo in uno di questi parcheggi, hanno anche un accesso controllato. Infatti l'utente deve registrarsi al link app.trentinomobilita.it e impostare le credenziali di accesso, che sono personali e non cedibili. Per cui c'è anche un sistema digitale di accesso, tecnicamente dovrebbe rendere più sicuro questo posto. E ogni box mi sembra che può ospitare fino a 48 biciclette. Naturalmente l'accesso alla struttura è consentito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mediante la lettura del QR code. All'interno del parcheggio il posto non è garantito ed è obbligatorio legare comunque la bicicletta da rastrelliera. E anche qui non danno la certezza al 100% che non ci sia un furto o un danneggiamento, però sicuramente c'è meno probabilità. Le tariffe, per esempio, sono abbonamento annuale 100 euro, abbonamento mensile 10 euro, ingresso giornaliero 2 euro. Ecco, praticamente la notizia è questa. Volevo condividerla anche per magari dare uno spunto a qualche altra città in Italia che possa prendere esempio da questa, secondo me, bella idea da parte del Comune di Trento, e la trovo un'ottima soluzione dal mio punto di vista, una soluzione che esiste già in molti paesi europei, tra cui l'Olanda. L'unico modo per incentivare l'utilizzo della bicicletta alla fine, perché comunque la paura maggiore è sempre il furto, almeno questo è il mio parere. Comunque vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Vi do appuntamento al prossimo video. Se l'hai ritenuto utile, lascia un bel like e anzi scrivimi sotto nei commenti se anche nella tua città esistono parcheggi di questo tipo per le biciclette. Non mi resta che salutarti, ricorda anche di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare aggiornato sui nuovi video in uscita, perché ne caricherò parecchi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!